Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi un video per tenerci un po' di compagnia. Vi faccio vedere le due box, le beauty box di giugno, così le vedrete e niente, giusto per tenerci compagnia. Se vi piace quello che ho sulle labbra è questo rossetto di Cargi Grillo Gianluca nella colorazione 225, questo borgogna che era dentro in una My Beauty Box del mese scorso, mi sembra che vi ho fatto vedere. Però innanzitutto vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi qua sotto cliccando sul pulsante iscriviti, che è completamente gratuito, e attivando la campanella di fianco, così vi arriva la notifica quando esce un nuovo video. Se vi piace questo video e ne volete vedere degli altri, vi ricordo di mollarci un bel like. Se volete commentate, se ancora non lo fate, vi ricordo anche di seguirmi su Instagram. Allora, partiamo dalla box di My Beauty Box. Allora, andiamo a vedere cosa c'è dentro. Sì, Summer Proof. Ma io volevo capire. Sì, è di giugno, ok. Basta, così mi sono tolta sto sfiz, non sfiz, però sto dubbio. Ecco, allora, troviamo dentro un Butter Glow di Figins Formula, sì, un illuminante, no, un contouring con applicatore al burro di questo qua, che andrò a regalare perché non faccio contouring, però va bene. I prodotti di Figin Formula ha sempre un odore, c'è cioè un profumo buonissimo. Andrò a regalare alla figlia della mia collega che li utilizza. Sì, buonissimo. Confermo. Contour Wand multiuso a lunga tenuta. Con un incarnato scolpito in modo impeccabile e naturale. Ottimo. Poi del marchio Caro Vit, un latte spray corpo dermoprotettivo con SPF 30. Di là ho altri prodotti di questo marchio perché c'erano anche l'anno scorso e non vedo l'ora di utilizzarli quest'anno invece. Quest'anno andrò a Maiorca io e partiremo il 15 di agosto, quindi ce ne vuole ancora un pochettino per andare in vacanza. Voi dove andate di bello in vacanza? Scrivetemelo sotto. Appunto questo latte spray dermoattivo. Poi, sempre dello stesso marchio, quindi Caro Vit. Una crema fluida idratazione sollievo con burro di karité complesso multivitaminico per viso e corpo, per pelli sensibili, tenuta leggera e rinfrescante. 8 ore di idratazione lenitiva e dermatologicamente testato. Questo. E questo è una travel size, mentre questa è una full size. Poi del marchio Alterna My Canvas Micellar Cleanser, quindi da 25 ml di prodotto, quindi un
Un detergente vegano senza risciacquo in crema, polvere ad asciugatura rapida pensato per assorbire sebo e sudore, rinfrescando i capelli come se appena usciti dalla doccia. Buono. Consigli d'uso per pulire i capelli senza acqua, emulsionare una piccola quantità di prodotto nei palmi delle mani e lavorarla dalle radici alle punte. Hai tipo uno shampoo secco, ecco. Buono, sapersi, lo utilizzerò. Andiamo alla texture, sono curiosa. Allora, è sigillato sotto, quindi non tolgo sigillo. Poi di Cetaphil, qua Cetaphil, Galderma, qua. Un set piccolino da viaggio con dentro l'emulsione detergente, il fluido idratante e la crema idratante. Ottimo, che andrò in aereo, quindi a Maiorca. Magari le porterò sicuramente in viaggio con me. E questi sono stati i prodotti della box di My Beauty Box. Quindi un full size, no, due full size, sì, perché anche il contorno, come sai, e 1, 2, 3, 4, 5, sì, 5 travel size, quindi ottimo. Se comunque volete lo sconto per questa box, fatemelo sapere, scrivetemi nei commenti che ve lo do, eh. E questa era una. Poi andiamo ad aprire quella di Habibi con mio grande dispiacere e rammarico. Ho scoperto che in quella di Habibi non ci sono più dentro le pochette, bustine, zainetti in tessuto che mettevano dentro. Infatti, non c'è più, non ci sono più. Vabbè, pazienza. Me ne farò una ragione, forse, non lo so. Vabbè, allora, iniziamo dai campioncini di Luxury Beauty, che ogni tanto c'è dentro, Carlo Riviera l'Hydra Repair Anti-Aging, quindi un prodotto per i capelli, e di Zoe, buono questo marchio, la crema notte schiarente, esfoliante illuminante. Poi del marchio Dermoz, un'emulsione delicata insetto repellente dai 0 mesi in su, quindi adatto a tutti. Sono 100 ml di prodotto. Poi di Avant, buonissimo marchio, già provato qualcosa. Hyaluronic Sea Butter Goji Berry Avocado, quindi un contorno occhi dovrebbe essere, no, un, aspettate, un siero questo. Poi di Pase, pesi zero, non lo so come si lega, l'illuminante, anche questa marca c'è dentro spesso. E invece di My Geisha, questa confezione è molto integra, vabbè, molto carina, prima di dire così, c'è un profumino. Cioè, profuma, volevo dire, c'è un profumo. Sì, e abbiamo un profumo molto strano. Un profumo fatto così, oro, alla cannabis. Andiamo, si gira, vedete, esce il vaporizzatore.
po' forte per i miei gusti, però vabbè, pazienza, lo utilizzeremo lo stesso. E se volete c'è anche uno sconto del 30% discount a sì, del 30%. Io ve lo lascio se volete usufruirne. E nulla, quindi qua abbiamo dentro quattro prodotti, un po' scarne sto giro, me li giuro, un po' scarne queste beauty box. Ci accontentiamo. Nulla, queste qua sono state appunto le box del mese di di giugno. E fatemi sapere se avete provato qualche prodotto giù con un commento. Io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!